È stata presentata questa mattina nel Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari la proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. Il testo Liberi Subito, elaborato dall'Associazione Luca Coscioni, depositato da Piero Comandini del Partito Democratico e da altri 24 consiglieri regionali, si pone l'obiettivo di definire tempi, procedure certe e adeguate per l'accesso alla morte volontaria assistita. Oggi possibile in Italia la presenza di quattro requisiti previsti dalla Corte Costituzionale: essere persone maggiorenni affette da patologie irreversibili, con gravi sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. La normativa sul fine vita deve essere assistita da una serie di adempimenti che per competenza costituzionale, prevista dalla Costituzione, sono della Regione e quindi è importante una legge regionale che preveda tempi, modi e anche la gratuità delle prestazioni a favore delle persone che accedono a questo servizio. È una proposta di legge molto importante che non riguarda l'ideologia di destra o sinistra e non riguarda neanche il dibattito fra cattolici e laici, ma riguarda una libertà di scegliere quando poter finire la propria vita, trovandosi in una delle quattro problematiche previste dalla Corte Costituzionale: quando non c'è nessuna cura medica e possibilità per continuare una vita dignitosa. Attraverso questa proposta di legge quindi si stabiliscono i criteri per cui anche in Sardegna, al di là della residenza e dell'ASL di appartenenza, ognuno possa, trovandosi in queste condizioni, scegliere di porre fine alla propria vita. Presenti alla conferenza stampa da remoto anche Filomena Gallo e Marco Cappato, che nel ringraziare l'operato della cellula Coscioni Cagliari esortano a non trasformare questa proposta di legge in una retorica tra destra e sinistra, tra laici e cattolici. Non consentiamo, non consentite che su questo tema prevalga una logica di fazione. Sono sicuro che se portata avanti in maniera decisa questa proposta riuscirà a coinvolgere altri colleghi. Noi la mettiamo a disposizione di tutti perché questa battaglia in particolare è una battaglia di tutti. Ottimismo perché credo che su questi temi non ci si debba scontrare, ma si debba unire per dare una risposta univoca ai cittadini. Con la proposta che avete depositato avete dato un segno di speranza e di non rassegnazione.